Il professor Passaretti alla Casa di Cura Santa Rita per un simposio sulla chirurgia della mano. Un incontro di impianto eminentemente pratico, mi diceva. Certo, diciamo questo incontro che noi organizziamo periodicamente nell'ambito della regione, questa volta si svolge in Irpinia. Abbiamo scelto questa struttura grazie all'ospitalità del Presidente Falcone, che voglio ringraziare immediatamente e che ci ha data la possibilità di essere accolti veramente in una struttura molto adeguata a queste manifestazioni. Lo spirito di questo incontro è uno spirito molto informale che noi abbiamo definito Happy Surgery, perché è un incontro a piccoli gruppi, 30 persone, 40 persone, anche di meno, laddove possibile, di quelli che veramente poi si occupano delle problematiche pratiche, e discutiamo nell'ambito di queste piccole riunioni quali sono le soluzioni. Ciascuno di noi porta non i casi migliori o quello che riesce a dimostrare di saper fare, ma soprattutto le problematiche, le difficoltà che incontra quando deve trattare un caso difficile. Allora spesso ci si sente isolati, in provincia, lontani dai centri di riferimento, dalle grandi università, dalle grandi cattedrali, ci si sente lontani. Allora la cultura deve, le società scientifiche devono sapere anche organizzare eventi, piccoli eventi, dove c'è la partecipazione e si portano le esperienze di tante persone, e queste esperienze non devono nascere necessariamente dall'alto, ma sono spesso esperienze, quelle migliori, che nascono dal basso, perché nascono dalle esperienze concrete. Prima stavo ascoltando un caso di quelli di cui si stava discutendo, si parlava di un agricoltore, di un caso complicato legato ad una patologia collegata al lavoro. Quindi sono questi un po' i casi, oppure ci sono anche... La chirurgia della mano è una chirurgia vasta, complessa, che abbraccia tutto il campo dell'ortopedia, della chirurgia plastica, della neurochirurgia. Quindi noi ci occupiamo ogni giorno di malformazioni, di tumori, di malattie reumatiche, e quello di cui ci occupiamo più frequentemente è la traumatologia, perché considerate che il 50% di tutti i traumi avvengono sull'arto superiore, quindi la mano è coinvolta continuamente. Chi è che svolge attività manuali, come chi fa il contadino, chi fa il fabbro, chi fa il falegname, ha una serie di lesioni, e queste lesioni poi sono tipizzate anche spesso dalla tipologia dell'attività che viene svolta. E la complessità è che spesso questi traumi sono veramente difficili, perché avvengono in contesti complicati, in contesti dove non sempre ci sono le strutture e la formazione per affrontare problematiche maggiori. Questa è la ragione per la quale poi la Società Scientifica Nazionale ha cercato di organizzare su tutto il territorio nazionale dei centri di riferimento, di cui noi facciamo parte. Io dirico un centro di riferimento che ha un carattere regionale, che dovrebbe avere naturalmente maggiori risorse, maggiori possibilità. Quello che noi possiamo fare è portare fuori tutta la collaborazione, lo spirito, l'interesse, e mi lascia anche dire l'amore che uno ha per il lavoro che fa. La sua presenza e questo argomento hanno richiamato qui alla Santa Rita oggi molti specialisti anche da altre regioni italiane. Sì, ci sono dei colleghi che io frequento, che ho conosciuto nel corso della mia attività universitaria, molti di questi si sono specializzati e quindi con molte di queste persone si è mantenuto sempre un rapporto diretto di collaborazione. Noi intendiamo proseguire su questa strada. Nel mio progetto è il prossimo incontro nel Sannio, che allarghiamo il concetto di luogo, nel Sannio, nel Salernitano, nel Cilento, ai confini con la Puglia, alla Calabria, che è molto scoperta da questo punto di vista. Noi andiamo raccogliendo le esperienze di tante persone e portando questa possibilità alle persone che sono lì di non sentirsi lontani, ma di sentirsi vicini, e quindi
oggi con tutti i mezzi, anche con la telematica, è possibile fare diagnosi e dare pareri. Dottor De Nigris, qui al convegno Happy Hand Surgery, qual è il suo bilancio dell'iniziativa e il caso che ha portato alla discussione dei suoi colleghi? Sì, intanto è la prima volta che vengo al Berlino nella clinica, che insomma ospitale sia per personale che per struttura, quindi ringrazio chi mi ha invitato. I casi, intanto l'iniziativa è ottimale perché non vuole insegnare niente, ma condividere tra colleghi che fanno questo lavoro in trincea tutti i giorni le difficoltà, le esperienze e soprattutto poter apprendere, almeno per me, delle nuove soluzioni oppure confrontarsi con colleghi che come me tutti i giorni affrontano delle difficoltà. I casi clinici sono due. Uno di un perone peduncolato pro una per una pseudartrosi di una infetta e un'altra ricostruzione di un pollice, cosa che succede spessissimo, ahimè, nelle nostre zone, poi per motivi di lavoro artigianali, agresti, eccetera. E quindi sono delle problematiche che tutti i giorni dobbiamo affrontare con il solito punto interrogativo: cosa fare in questo caso, come fare, condividerlo con gli altri, avere suggerimenti che possono per un futuro aiutarci. È una cosa, un'iniziativa ottimale, nessuno, a meno che io sappia, ha vestito i panni di chi vuole insegnare, ma si sono messi intorno a un tavolo, attorno a delle positive e ne abbiamo discusso, molto 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 costruttivo dal mio punto di vista. Dal punto di vista personale, che è un'iniziativa estremamente valida, estremamente utile per chi come me si occupa di un settore che appunto è chirurgia della mano, che pur essendo un settore di nicchia, un settore super specialistico, è un settore di altissimo interesse per quanto riguarda le numerosissime problematiche che riguardano quest'organo, che poi è l'organo di movimento per eccellenza. Le funzioni e la complessità della mano sono note a tutti ed è appunto per questo che ci sono una serie di specialisti che si sono dedicati prevalentemente al trattamento di queste patologie. L'iniziativa nasce da un'idea del professor Umberto Mazzaretti, che è sicuramente un luminare di livello nazionale in quest'ambito, che ha voluto riunire qui alla Tripalda tutte le persone che nell'ambito campano e anche al di fuori della Campania, nelle regioni limitrofe, si occupano di queste patologie, per creare un momento di confronto, di scambio, per mettere a disposizione l'uno degli altri le proprie esperienze e le proprie competenze. Un incontro molto informale ma estremamente valido dal punto di vista scientifico. Ha trovato nella clinica Santa Rita e nella sua presidenza, nel dottore Taccone, un alleato validissimo. Il dottore Taccone è una persona entusiasta di fronte a iniziative di questo genere, iniziative scientifiche di questo genere, e nel contempo ha messo su una struttura che risponde perfettamente alle esigenze di un evento come questo. È una struttura validissima da un punto di vista medico, ma anche da un punto di vista scientifico. Ci troviamo in un'aula attrezzata dove l'incontro è iniziato in maniera splendida e prosegue in questo momento in maniera molto intensa. La partecipazione di tutti gli intervenuti è importante e il dibattito è sempre più acceso nell'ambito scientifico del termine. Le patologie della mano sono di ampio raggio, andiamo da problemi di traumi, per esempio da lavoro, a problemi degenerativi. Quali sono le più recenti acquisizioni di cui si discute oggi? Quali sono i casi clinici più intriganti? Fino adesso abbiamo parlato prevalentemente di traumatologia. La traumatologia della mano è forse uno degli aspetti più complessi della traumatologia dell'apparato locomotore, perché, come dicevo poc'anzi, la mano è un organo complesso ed importantissimo. Se noi pensiamo a quello che è necessario, cosa bisogna fare per ripristinare la funzionalità della mano, affrontando una serie di strutture che sono appunto tendini, ossa, nervi, per ripristinare poi quello che è l'organo principale del movimento, ci rendiamo conto che dedicarsi alla chirurgia della mano significa poter acquisire una serie di competenze super specialistiche che vanno dall'ortopedia generale fino alla microchirurgia, alla neurochirurgia e alla chirurgia vascolare. La traumatologia lascia spazio a molti interrogativi, perché in ogni caso ci possono essere
tanti punti di vista sul miglior trattamento. Il miglior trattamento è quello che dà il risultato migliore, ma prima non lo sappiamo. E allora un momento come questo può essere l'occasione per aprire la mente a chi si dedica a questo tipo di chirurgia verso quella che può essere l'idea di un collega di pari valore e uscire quindi da questo confronto con delle idee innovative. C'è tanta novità in chirurgia della mano, dall'utilizzo dei mezzi di sintesi sempre più anatomici all'utilizzo di stimolatori che aiutano i processi riparativi dopo un trauma, fino alle tematiche della riabilitazione che sono fondamentali per un buon recupero funzionale. Dottor Flores, Ospedale Landolfi di Solofra, un commento su questa iniziativa, qual è il caso che lei ha portato alla discussione comune? Questa iniziativa è il proseguo di una serie di iniziative che il professore Passaretti renderà andando a toccare un pochettino tutte le varie province in Campania. Siamo partiti a giugno a Napoli, adesso tocca qui alla provincia di Avellino, successivamente ne faremo altre. Sono delle iniziative molto informali dove si discutono dei casi clinici, sono delle riunioni atte ad far coesistere varie realtà e varie esperienze dei colleghi che si interessano alla chirurgia della mano. Il professor Passaretti ha un grosso entusiasmo e sicuramente è una delle iniziative, un'iniziativa molto valida, anche perché viene fatta in un clima molto, molto sereno e sicuramente sarà di grosso auspicio per quanto riguarda i rapporti interpersonali tra noi chirurghi della mano che in Campania non siamo tanti ed è una specializzazione non ben definita, non ben inquadrata. Il caso che ho portato è una frattura di una presa d'artrosi di radio in cui c'era stato precedentemente un intervento che non era andato a buon fine, quindi si era determinata questa presa d'artrosi, trattata adesso con una placca lunga, un innesto osseo vascolarizzato, e successivamente ci sono stati attualmente anche dei problemi di tenuta di questa placca e quindi insieme ai colleghi abbiamo cercato di valutare quello che era la soluzione migliore. Poi un caso di un ragazzo con una frattura di polso e di scafoide contemporaneamente, trattato in urgenza con una vite di scafoide ed una placca di polso. E poi vabbè, un ulteriore caso, sempre di una pseudoartrosi molto recente, trattato circa un mese fa, di cui sviluppo lo valuteremo probabilmente nel prossimo incontro. Con il dottor D'Amelio, ortopedico della Casa di Cura Santa Rita, facciamo un piccolo bilancio di questa stagione di eventi formativi che hanno visto la clinica protagonista, prima con il cariotipo molecolare, poi con la chirurgia endoscopica applicata all'otorinolaringoiatria e oggi con la chirurgia della mano. Allora, ringraziamo l'amministrazione, in particolar modo del presidente dottor Taccone, perché con questa iniziativa ci arricchisce ancora di più di iniziative, di eventi formativi sia personali che per gli altri colleghi della provincia e fuori provincia. Diciamo che oggi è stata fatta una presentazione di casistica, un confronto tra colleghi, noi non siamo sceli da eventuali confronti, per cui diciamo che ben vengano queste iniziative e concludiamo l'anno in bellezza col professore Passaretti. È un momento importante per l'ortopedia della Casa di Cura Santa Rita che è stata dotata da poco della nuova risonanza magnetica aperta, un apparecchio unico in Italia perché appunto completamente aperto e scelto già da molti sportivi professionisti e anche da tante persone con problemi di claustrofobia. Beh sì, sicuramente il Presidente ci ha omaggiato di questa grande apparecchiatura di cui il nostro reparto, il responsabile Carmine Pisanillo,
insieme ce ne stiamo servendo, ci dà una grossa mano e diciamo che questo può essere sicuramente una ciliegina sulla torta per un passo di qualità per la struttura. Professor Scaravilli, dal 1977, specialista nella chirurgia della mano. Un commento su questo evento formativo e qual è il caso che le ha portato alla discussione? Questo evento formativo veramente per noi giunge di grande utilità, innanzitutto perché essendo un evento formativo dedicato un po' a tutti gli specialisti del settore della Campania, crea la possibilità appunto a noi specialisti del settore di poterci incontrare e di confrontare le nostre esperienze. Chiaramente i casi che vengono portati sono casi clinici che consentono una discussione e quindi spesso e volentieri si tratta di casi complessi sui quali noi stessi chiediamo ai colleghi voi cosa avreste fatto o come vi sareste comportati e poi magari diciamo mostriamo quella che è stata la nostra soluzione del problema e chiediamo un confronto, per voi va bene, voi invece avreste fatto diversamente, cosa in futuro prevedete che si dovrà fare? Quindi questa cosa, cioè questo confronto veramente ci torna di notevole utilità. Colgo tra l'altro l'occasione anche per ringraziare il direttore di questa casa di cura che ci ha ospitato e che veramente io ho avuto modo di constatare essere un bellissimo ambiente che ci ha consentito appunto di poter fare e condurre questo evento che per noi ritorna di notevole utilità, come ho detto poc'anzi. Io ho portato come caso clinico un caso di artrite reumatoide, in particolare un caso che interessava il gomito con instabilità e che aveva comportato nella paziente due paralisi di ulnare e di radiale. In pratica la paziente aveva una mano cadente perché trattavasi di una paralisi alta di radiale e una paralisi di ulnare, quindi anestesia alle dita e un atteggiamento viziato della mano stessa. In questo caso io ho proposto appunto e ho mostrato l'impianto di una protesi di gomito che ha consentito di stabilizzare e di recuperare questa paralisi. Dottor Silverio Caporale è fisioterapista della Casa di Cura Santa Rita. Questo di oggi è un incontro di tono eminentemente pratico, credo particolarmente interessante per questo. Sì, effettivamente sentir parlare tanti professionisti che si interessano prevalentemente di chirurgia della mano non è cosa di tutti i giorni, insomma, per noi è una buona esperienza. Siamo particolarmente anche felici di sentire tanti professionisti che si occupano appunto di chirurgia della mano e siamo contenti anche il nostro presidente si organizza questi eventi che sono sia dal punto di vista professionale, dal punto di vista formativo proprio, la nostra attività sicuramente positiva.